Dobbiamo sempre ricordare che siamo pellegrini, sforzandoci di affidare il cuore al compagno di strada senza sospetti, senza diffidenze. Quello che cerchiamo è la pace nel volto dell'unico Dio. Nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, Papa Francesco rivolge un invito coraggioso a tutti i discepoli di Cristo e a chiusura della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, queste parole si mostrano in tutta la loro energia dinamica. Con noi Padre Mario Cucca, frate cappuccino, professore di esegesi dell'Antico Testamento presso la Pontificia Università Antonianum e la Pontificia Università Gregoriana. Cristo non può essere diviso. Il Papa riprende un passaggio della prima lettera ai Corinzi che è stato scelto come tema di quest'anno per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. E quello deve essere il punto con cui continuamente paragonarsi. Il Vescovo di Roma ha insistito fortemente sul fatto che la divisione dei cristiani è uno scandalo per la testimonianza e che quindi è necessario passare da delle fissazioni dottrinali che segnano i punti di divisione ad un ritorno al Vangelo, all'appartenenza e alla sequela a Cristo come punto essenziale della propria identità. L'unità è un dono, ma l'unità è un dono che è già stato dato. Ciò che è nostro compito è riappropriarci di quel dono e riscoprirne la bellezza. Solo insieme, dunque, nello scambio dei doni tra le chiese, con la loro ricca multiformità, i loro tesori radicati nei popoli e nelle culture di tutto il mondo, è possibile esprimere quel bene inesauribile che è contenuto nel Vangelo. Data la gravità della controtestimonianza della divisione tra cristiani, scrive ancora il Pontefice nell'Evangelii Gaudium, la ricerca di percorsi di unità diventa urgente, soprattutto alla luce delle tante e tanto preziose cose che ci uniscono. La società più che mai ha bisogno di essere introdotta ad una concezione di relazione possibile tra differenti, perché gli esseri umani sono differenti. Una relazione non è possibile con il medesimo rispetto a se stesso. Proprio per questo c'è un'insistenza, mi sembra, del Vescovo di Roma sul fatto che l'armonia è data dalla difformità, c'è una difformità armonica. La differenziazione non significa necessariamente, ineluttabilmente, come dice Papa Francesco, divisione. Per dirla con un grande teologo del XX secolo, la verità è sinfonica, per cui ciascuno può e deve mettersi in ascolto dell'altro, delle sue differenze e imparare ciò che lo Spirito dice a ciascuno.